quando è successo a Bruxelles, io ero sopra in un edificio che è sopra la metropolitana in cui è successo, quindi ho visto il fumo uscire, ho visto i soccorsi arrivare. È una cosa che ho sentito molto vicina, però se c'è una cosa che non ho mai provato, è stata la paura.